Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. Chi non l'avesse ancora fatto, iscrivetevi al canale, e lasciate commenti e lasciate un sacco di like. Si comincia. Oggi c'è Lazio-Udinese. È una bella partita anche perché l'Udinese si deve salvare. La Lazio è a quota 40 punti. E ora guardiamo insieme la classifica di Serie A. Lazio 40 punti, Udinese 24. Scrivete nei commenti secondo voi chi si salverà fra Sassuolo, dando per scontato che la Salernitana è già in B. Nei commenti, secondo voi chi si salverà fra Sassuolo, Frosinone, Udinese, Empoli, Lecce, Cagliari e Verona? Sono tutte lì, soltanto 2 punti di differenza. 7 squadre in 2 punti, ragazzi. Chi si salverà fra queste squadre? Incredibile. È una stagione veramente bellissima. Allora, stasera alle 20:45, come vi stavo dicendo, Lazio-Udinese. Mettete nei commenti, secondo voi chi vincerà? Io direi un bell'uno. Secondo me la Lazio dovrebbe vincere bene. Vediamo, vedremo. Poi vediamo anche la classifica dei marcatori, come secondo me ormai l'ha vinta Lautaro Martinez dell'Inter, primo a quota 23 reti, e poi abbiamo Vlahovic della Juve a quota 15. Comunque ragazzi, dopo Lazio-Udinese che c'è stasera, vedremo se la Lazio riuscirà a vincere, abbiamo la Champions League. Ragazzi, Champions League, domani sera si comincia. Arsenal Porto, commentate secondo voi come finirà, e poi Barcellona-Napoli. Vedremo il Napoli se riuscirà a passare contro il Barcellona. Poi troviamo domani sera Inter-Atletico Madrid e Inter, ragazzi. È vero, l'Inter gioca in trasferta a Madrid. Atletico Madrid e Inter e poi Dortmund-PSV. Commentate secondo voi se l'Inter riuscirà a passare. Io spero di sì, visto che è una squadra italiana, ma anche perché sta giocando bene. Inzaghi sta lasciando la sua forma in questa Inter, veramente, dove tutti stanno segnando. Quasi tutta la squadra sta segnando. Speriamo che l'Inter passi, perché può fare anche una bella cosa per la Champions League. Può andare avanti, ragazzi, quindi speriamo bene. E anche Barcellona-Napoli, secondo me anche il Napoli può farcela, perché il Barcellona non è così tanto forte, quindi ci deve credere secondo me anche il Napoli. Vedremo, vedremo domani sera cosa succederà. Commentate anche voi come volete, secondo voi il risultato, il pronostico, come finirà Barcellona-Napoli. Vi ricordo Barcellona-Napoli, primo turno 1-1, Barcellona-Napoli. A Napoli hanno fatto 1-1, invece a Milano hanno fatto Inter-Atletico Madrid 1-0 per l'Inter. Quindi diciamo che l'Inter parte già con un gol di vantaggio. L'Inter. Invece Barcellona-Napoli siamo sull'1-1, quindi in parità. Vedremo nella partita di ritorno, cioè domani sera per il Napoli e mercoledì sera per l'Inter, come finirà. E poi non dimentichiamoci che ci abbiamo anche domani sera Arsenal Porto. E invece mercoledì sera Dortmund PSV, ragazzi. Vedremo, vedremo, vedremo bene. Perché sono veramente bellissime partite dove se almeno una italiana riesce ad andare avanti, speriamo che siano tutti e due, visto che sono italiane tutti e due, possono fare bene tutti e due. Ora vi dico, ragazzi, la 29esima giornata, dopo oggi che finisce Lazio-Udinese, stasera finisce Lazio-Udinese, vediamo la 29esima giornata. Allora, la 29esima giornata inizia venerdì con Empoli-Bologna, ragazzi. La 29esima giornata di campionato inizia venerdì con Empoli-Bologna. E anche questa io direi super sfida salvezza, ragazzi, per l'Empoli che si deve salvare.
Empoli-Bologna alle 20:45. Poi abbiamo sabato 16 marzo Monza-Cagliari alle 15. E poi abbiamo Udinese-Torino, sempre sabato, sempre di sabato alle 15. E poi abbiamo Salernitana-Lecce di sabato alle 18. E poi abbiamo Frosinone-Lazio di sabato alle 20:45, ragazzi. Che dire, anche Monza-Cagliari è una bella partita dove il Cagliari può cercare punti salvezza, visto che ha fatto già 4 punti, 4, in 4 partite 8 punti, ragazzi. Il Cagliari ha fatto in 4 partite 8 punti e sta cercando punti salvezza. Il Monza è già al sicuro con, a quota 39 punti, quindi direi che è una bella partita. Udinese-Torino, l'Udinese in cerca di punti salvezza, il Torino... Anche il Torino è vicino a quota 40, quindi vedremo come finirà. Poi Salernitana-Lecce, dando per scontato che la Salernitana è già in Serie B. 99% ormai è già in Serie B. Il Lecce si deve salvare, vedremo se Lecce riuscirà a vincere a Salerno. Secondo me non sarà facile perché la Salernitana mostrerà un po' d'orgoglio e lo mostrerà, ragazzi. Poi Frosinone-Lazio. Io direi che la Lazio in casa del Frosinone può riuscire anche a vincere, ragazzi. Vedremo. E poi questa domenica prossima, 17 marzo, c'è alle 12:30 Juve-Genoa da Torino, dallo Juventus Stadium, Allianz Stadium. Juve-Genoa alle 12:30. Poi Verona-Milan alle 15. Vedrei bene un bel 2. Un bello 0-1, ragazzi. Poi Atalanta-Fiorentina alle 18. Io qua vedrei bene un bel 3 gol perché l'Atalanta sta giocando veramente bene. E poi c'è Roma-Sassuolo, Roma-Sassuolo alle 18. E poi Super Big Match, non perdetevelo in diretta su DAZN. Inter-Napoli, ragazzi, alle 20:45. C'è Inter Napoli in diretta da Milano, da San Siro, Stadio San Siro, Inter Napoli, ragazzi. Mettete nei commenti secondo voi come finirà Inter Napoli. Vediamo le ultime notizie della Gazzetta. Inter, ecco le 5 cose che non devi fare per passare il turno contro l'Atletico. Vietato pensare. Come i risultati farebbero intendere che i colchoneros siano in crisi. No, il Napoli report dall'allenamento. Ramani, Ngonge e Kaiusta in gruppo. Il Milan predilige il cortomuso. Pioli imita Allegri. Già 7 successi per 1-0. E anche più 1 in classifica, ragazzi. Milan secondo posto, scavalcata la Juve di Allegri. Xavi, partita della stagione. Il migliore del Napoli, Lobotka, lo vorrei al Barça. Pronostico Barcellona-Napoli, ecco chi passerà il turno per i buchi. Vediamo un po', ragazzi. Dopo l'1-1 dell'andata al Maradona si decide la qualificazione in Catalogna, ecco chi è favorito per i buchi. Il Napoli cerca una notte di gloria. Pronostico e quota. Il Barcellona in ripresa, la squadra di Xavi imbattuta da 8 partite tra campionato e Champions. Ed ora in lotta con il Girona. Per il secondo posto in Liga. Per avere la meglio sul Napoli, Xavi fa leva sui precedenti a favore. E sulla buona stella di un Lewandowski devastante in Champions. 12 reti nelle ultime 12 gare, ragazzi. Solo una cosa. Impressionante. 12 reti nelle ultime 12 gare per Lewandowski in Champions, ragazzi. Incredibile. Un cyborg. Proprio su questo verte la quota maggiorata proposta da Better. Che per i nuovi clienti maggiora 6 il gol squadra a casa rispetto al normale esito di 1,13. La stessa giocata offerta 1,13 da Sisal Gold Bet. Ma io direi anche gol. Può finire anche da gol, ragazzi. Anche 1-1, direi io. Barcellona e Napoli. Altri esiti. Cos'è una quota maggiorata? Ok, poi. Allora. Il coro per Allegri e poi fischi. A favore o contro? Con chi stanno i tifosi Juve? Inter, Carlos Augusto salta l'Atletico Madrid, Arnautovic è fermo un mese. Vi ricordo che ieri Fiorentina-Roma è finita 2-2, quindi hanno preso un punto per parte. La Fiorentina è andata a 43 punti o all'ottavo posto. Invece la Roma è quinta a 48, a meno 2 dal Bologna che pensate al quarto posto.
Thiago Motta sta facendo qualcosa di interessante, bravissimo Thiago Motta, perché sta facendo giocare benissimo il Bologna, ragazzi. Veramente, veramente bene, ragazzi. Sì. È interessante anche vedere venerdì. Venerdì che c'è 29esima. Interessante anche vedere venerdì che c'è Empoli-Bologna come fa giocare il Bologna, ragazzi. Guardatevi la partita perché è interessante. Empoli-Bologna venerdì 15 marzo alle 20:45 per vedere il Bologna di Thiago Motta come gioca. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, stasera non perdetevi Lazio-Udinese. Vedremo come finirà. E domani Champions, Barcellona-Napoli e Atletico Madrid-Inter. Speriamo che passino tutti e due le italiane, ragazzi. Io vi saluto e vi mando appuntamento in un prossimo video. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Ciao!